Salve e benvenuti a questa che è la prima puntata di una serie di incontri dedicati alla poesia fuori dai libri che andranno in diretta, stanno andando in diretta in questo momento sul sito www.lelovoce.it e che poi grazie alla cortesia e alla sensibilità di Maria Borio si allocheranno sul sito di nuoviargomenti.net all'interno della rivista che Maria Borio, questa giovane critica, cura che è dedicata proprio alla poesia fuori dai libri, alla videopoesia, all'audiopoesia. Cercheremo quindi nel corso di questi incontri che saranno con cadenza bimestrale di affrontare una serie di problematiche anche teoriche, soprattutto teoriche generali per tentare di approfondire questa cosa che è una realtà del panorama poetico italiano e non solo italiano, ma che poi ha poche occasioni di avere approfondimenti dedicati specificatamente e soprattutto in ambito accademico. Noi non facciamo una trasmissione accademica, ma proviamo ad andare a fondo su una serie di questioni e la poesia è nata insieme alla musica e non potevamo non cominciare incontrando una persona che avesse, ed è una delle poche in Italia, ampie e profonde competenze, tanto di tipo poetico, filologico si direbbe, che di tipo musicologico. E ve lo presento, eccolo, lo vedete, Stefano Lavia che è in collegamento con noi da Cremona. Buonasera Stefano. Buonasera Lello, buonasera a tutti gli ascoltatori, e grazie, dico subito grazie a te e anche a Maria Borio e a tutta la redazione di Nuovi Argomenti. Sono onorato di essere con voi. Stefano Lavia ha compiuto gli studi letterari e musicologici prima a Roma, alla Sapienza con una laurea in lettere e poi a Princeton negli Stati Uniti con un Master in Fine Arts e poi un PhD. È professore associato di storia della poesia per musica e di storia della canzone d'autore presso il Dipartimento di Musicologia e di Beni Culturali di Cremona dell'Università di Pavia. Ha pubblicato tantissimo, numerosi saggi sui rapporti tra poesia e musica in differenti epoche storiche, dal Medioevo sino ad oggi, con particolare attenzione al madrigale italiano, al dramma per musica del 6-700 e alla canzone d'Europa in Europa, d'autori in Europa, in Brasile e in Nord America. Tanti libri, uno lo citiamo perché so che gli è particolarmente caro, Il lamento di Venere abbandonata, Tiziano e Cipriano d'Arore, sui interessi di Madrigale ne parliamo nel corso di questo breve incontro. Il suo testo più noto, che vi mostro nella sua prima edizione, Poesia per musica, musica per poesia, dai Trovatori a Paolo Conti della Carocci, che è un po' un testo guida per chi voglia avvicinarsi a queste problematiche, in realtà piuttosto complesse, che si stabiliscono nell'incontro tra poesia e musica, sia che si parta dal versante musicale che da quello più strettamente poetico, e poi la sua ultima fatica, che definirei titanica, non entra nemmeno nella webcam, sono centinaia e centinaia di pagine dedicate a un punto di riferimento della ricerca di Stefano Chico Buarque de Holanda, poeta, lettrista, musicista, compositore, romanziere brasiliano, che in Italia è in realtà più conosciuto forse come romanziere che come autore della nuova musica popolare brasiliana. Ci sono tutte le canzoni di Chico, c'è una serie di saggi introduttivi di Stefano di grande interesse, perché attraverso Chico si entra nel pieno della problematica di cui dobbiamo parlare stasera. C'è un CD-ROM, c'è un CD audio con una cosa abbastanza eccezionale, c'è un'incisione di Chico stesso, di una sua canzone tradotta in italiano da Stefano Lavia, e se non fosse abusata per altri autori, forse più nobili, ma che qualche colpa ce l'hanno dei problemi che noi stasera discuteremo, direi nel caso di Chico e di Stefano che si tratta di una lunga fedeltà, ma non mettiamo in mezzo il buon Gianfranco Contini prima che
sia necessario. E partiamo subito con la prima domanda. Io inizierei, Stefano, da una questione basilare. La poesia italiana sembra nascere già integralmente letteraria, muta, mentre quella di tante altre lingue, non penso solamente ai trovatori in ambito romano, ma anche ai lead tedeschi, riesce ad accogliere senza particolari imbarazzi il suo essere stata arte orale e spesso arte orale accompagnata dalla musica. Io ho una mia idea al proposito. Credo che molto dipenda dalla celeberrima analisi continiana, la quale, nonostante noi abbiamo e avessimo anche allora una serie di segnali che andavano in direzione contraria, penso a quello che scrive Dante nelle Vulgari Eloquenze a proposito di cos'è la poesia, retorica acconciata con musica, accompagnata da musica, o l'episodio di Casella nel Purgatorio, continui già dei siciliani fa dei poeti assolutamente silenziosi, assolutamente letterari, dice felicemente silenziosi letterari, aiutato poi in questa sua analisi da un altro celebre saggio del Roncaglia. Questa interpretazione, in realtà abbastanza politica, viene contestata radicalmente da un grandissimo musicologo a cui dobbiamo moltissimo, a cui la tua attenzione è stata spesso rivolta, che è il Pirrotta. E io credo che questa sia una prima questione da analizzare, su cui chiederei il tuo giudizio, perché per chi come me e tanti come me fa oggi quella che potremmo definire poesia orale o neo-orale, partire dalle radici può essere piuttosto interessante. Sì, guarda, c'è una lunga tradizione, senz'altro letteraria, di separazioni un po' forzate della poesia e della musica. Contini è uno degli esempi di questo tentativo di separazione. Prima di lui c'è stato Vincenzo de Bartolomeis, a cui lui anche si riferisce. Dopo di lui c'è Aurelio Roncaglia, che fra l'altro è stato anche mio maestro e che si interessava moltissimo ai rapporti tra poesia e musica. Era in costante contatto con musicologi e ci faceva fare dei corsi e degli esami anche musicali. Contini però si distingue perché lui non ha parlato solo di quello che poi verrà chiamato proprio divorzio fra poesia e musica, parlando della scuola siciliana, insomma, della corte di Federico II, eccetera, ma ha formulato anche un giudizio di valore, ossia la poesia dei siciliani è una poesia superiore a quella trobadorica, a partire dal fatto che si emancipa dalla musica, che fa a meno della musica. Pirrotta si è distaccato in modo estremamente, come suo solito, estremamente elegante, diciamo, lui era sempre stato in ottimi rapporti da grande gentiluomo che era, gentiluomo palermitano, con tutti questi studiosi, però i fatti dei suoi studi ci fanno vedere uno scenario radicalmente diverso. Lui era anche un uomo di lettere, conosceva benissimo la lirica siciliana come quella trobadorica. Diciamo che nella mia esperienza sono più i critici, se vogliamo parlare del rapporto tra poesia e musica nella tradizione letteraria, sono più i teorici, gli studiosi, i critici che tendono a separare, laddove gli artisti, i poeti hanno sempre una tendenza contraria a generare incontri, a mescolare. Dante, che tu hai citato, è uno di questi esempi, secondo me illuminanti, perché Dante uno dei primi teorici della canzone, della canzone non letteraria, della canzone trobadorica. La canzone trobadorica era uno dei suoi modelli principali, così come la canzone trobadorica è stato uno dei modelli principali dei siciliani. Senza la canzone trobadorica non nasceva tutta la scuola siciliana. Però lui ci ha dato anche dei mezzi per analizzare la canzone. Quando io analizzo e tutti i miei colleghi, anche tutti i filosofi, quando analizziamo
una canzone di Bernard de Ventadorn. Partiamo dalle definizioni formali che ha dato Dante. Quindi questa è una cosa molto concreta. Cioè lui parla di oda continua, quando parla di oda continua sta parlando dell'organizzazione della melodia con cui si cantano questi testi. Cioè era anche molto concreto nelle informazioni che ci ha lasciato. E poi però devo anche dire che lui aveva una visione molto flessibile anche proprio dell'aspetto della lettura o della esecuzione o della performance, diciamo oggi. Lui ammetteva tutti i tre livelli fondamentali, quello della lettura mentale, che è una performance interiore e che è anche sonora, c'è un mondo sonoro interno che hanno sia i poeti sia i musicisti. Anche davanti a una partitura maleriana ci sono dei musicisti che se la suonano in testa. Quella è già un livello. Poi c'è il livello della lettura intesa come anche comunicazione, condivisione e diciamo sviluppo completo del potenziale sonoro che c'è in un testo verbale, quindi parlo anche di lettura semplicemente recitata. E poi c'è il canto. Lui ammette tutti e tre questi livelli senza che ci siano particolari separazioni. Non credo che mai Dante o anche qualche suo erede, qualche poeta suo erede, possa mai pensare di creare delle divisioni così nette. E soprattutto di formulare dei giudizi di valore in base a queste divisioni. Diciamo che quindi sono d'accordo con te, è tutto ancora più complesso perché naturalmente non ci sono solo continui, c'è tutta una tradizione anche secolare di separazioni, ma è una tradizione più teorica, più teorico-letteraria, critico-letteraria che poetica e poetica. Estranea a molti dei creatori. Sì, il discorso è chiarissimo. Proviamo a trovare allora le soluzioni per ricomporre questo iato, partendo nel nostro tentativo di sciogliere questo iommero, come avrebbe detto il mio prediletto lombardo, concentrandoci su una forma che sin dal nome è in condominio tra i due ambiti artistici, che è un tuo specifico campo di interesse, cioè la canzone. La canso trobadorica dopo, la canzone poi da noi. E come stanno le cose? Come è accaduto che una forma alta, perché la canzone nella divisione gerarchica delle forme e dei generi rispetto ai contenuti era la forma più alta che c'era, la canzone poetica si sia poi trasformata pian piano in quella che noi oggi chiamiamo canzonetta. Cos'è la canzone oggi in ambito musicale? E si possono fare canzoni poetiche ancora oggi senza diventare dei cantautori? Ma poi magari di questo parliamo dopo. Guarda, io credo che ci sia una tradizione, io vedo una tradizione proprio nell'ambito della canzone, continua, trasversale, piena di ramificazioni, che non si è mai interrotta. Dante ed altri consideravano la canzone trobadorica un genere eccellentissimo di poesia. Pura o per musica non ha importanza, sul piano letterario, sul piano dell'arte della parola e poi anche del canto, si trattava di una forma fondamentale. In ambito francese, insomma, Oltralpe, provenzale e francese, non c'è mai stata una separazione così netta. Canso, chanson, tradizione orale, poi anche tradizione scritta, secoli di chansonnier, anche in epoca moderna, 700, 800, 900, che hanno continuato questa tradizione, non operando nessuna frattura con la tradizione cosiddetta colta o cosiddetta, diciamo, tutte queste divisioni, né tra tradizione colta e popolare, né tra tradizione
scritta e orale, soprattutto in quell'ambito francese, è difficile vederle. Ma anche in Italia non è così diverso, non è stato veramente così diverso. In generale, io dico che sin dalla sua fondazione, che è poetico-musicale, la canzone è una forma alta, considerata alta anche dai letterati, ripeto, dai poeti più che dai teorici o dai critici letterari. Poi, sin dall'inizio, ci sono forme alte e basse di canzone. E tutta la storia della canzone è un avvicendarsi di livelli alti e bassi. Voglio dire, De André, lo cito sempre perché lui era molto consapevole del fatto che non esistono un'intera tradizione di arte con la A maiuscola e un'intera tradizione di arte con la A minuscola o non arte. Nell'ambito della cosiddetta poesia pura ci sono grandi poeti e ci sono poeti minori o mediocri, e lo stesso succede nella poesia per musica. Io non me la sento di dire con Contini che il fatto che ci sia anche la musica sia una zavorra fastidiosa per la poesia, che quindi deve essere per forza pura, per essere elevata. E ci sono, passando al mondo della canzone più vicino a noi, così tanti esempi di poesia che non è poesia, tra virgolette, pura, un termine che non piace per niente, ma è poesia cantata, che a volte viene composta, viene scritta su una musica preesistente, è un modo in qualche modo per tradurre il dettato musicale in qualcosa di più vicino a qualcosa di più concettuale. Uno dei infiniti sensi che può avere una musica si può tradurre in parole, ma sono troppi gli esempi di poeti. Intanto ci sono poeti che nascono come poeti, per esempio Leonard Cohen, è un esempio che io faccio molto volentieri. Lui è anzitutto un poeta di professione, che raggiunge anche una certa affermazione, e poi all'età di 33 anni inizia a scrivere canzoni tipo Suzanne. No? Suzanne è una canzonetta? Io mi rifiuto di pensare che Suzanne sia una canzone. Suzanne è un monumento della canzone, così come lo è Canveille à Lausette à Maurevers di Bernard de Ventadorn. Ora, io avrei troppi esempi da fare, e il tempo è quello che è, ma Chico Buarque, che mai e poi mai si definirà poeta, mai e poi mai, e questa è una delle conferme che abbiamo a che fare con un grande artista, mai, mai si è definito poeta, così come Brassens o De André hanno sempre rifiutato questa etichetta, perché loro fanno, sul piano concreto, pratico, hanno un enorme rispetto per la poesia dei poeti, e sentono di fare un altro mestiere, cioè loro scrivono e cantano musica, scusa, poesia per musica, poesia che ha bisogno di essere cantata sin dall'inizio. Poi ci sono i francesi, Ferré, di nuovo Brassens, il grande Trenet, il padre di tutti, che senza alcun problema prendevano poesie di Verlaine, di Baudelaire, di Rimbaud, e le mettevano in musica con il loro linguaggio a molto tempo di distanza, un po' come facevano i madrigalisti del 500-600, che prendevano Petrarca a distanza di 2 secoli e se lo leggevano e se lo cantavano in tutti i modi possibili e immaginabili, no? Cioè, io non vedo delle fratture, né in senso, diciamo, diacronico né in senso sincronico. Cioè, io vedo una continuità, un dialogo, il dialogo che è la vita della poesia. Vedo commistioni, vedo anche in Italia un grosso movimento di poeti avvicinano alla musica nei modi più diversi. Io non riesco neanche più a imprigionarli in schemi.
tante sono le diverse possibilità, ma questa esigenza non solo di leggere, ma anche di cantarla, questa benedetta poesia, c'è sempre stata, perché il poeta è un artista del suono, è un orchestratore di suoni, anzitutto. E questi suoni, nei casi migliori, e mo mi fermo, nei casi migliori questi suoni sono funzionali alla espressione della parola, non sono fini a se stessi, è un tutt'uno. Il discorso è chiarissimo, e anzi, questa è l'occasione per dire a metà della trasmissione che poi questa trasmissione prosegue non solo perché si trova in registrazione sul mio sito e sul sito di Nuovi Argomenti, ma perché continua sul fattoquotidiano.it con una glossa, con una serie di riflessioni che io vi proporrò, e credo che una di queste sarà sicuramente questa idea che la Via Lancia, che la canzone sia un po' in qualche misura il luogo retorico, letterario, formale, simbolo di un'unione tra poesia e musica. Ma vorrei poi torniamo sui cantautori e su quello che accade in Italia. Vorrei un attimo fermarmi la mia attenzione e soprattutto la tua su una forma che ti è molto cara, che hai già citato, che è il madrigale in cui non solamente si utilizza poesia e non è un poeta quello che entra in gioco e non un librettista, quindi qualcuno che si pone in qualche misura in una funzione diversa, ma per ragioni musicali, per esempio il fatto che non ci troviamo ancora in ambito tonale, la poesia riesce a avere a che fare con una musica molto elastica, che non è legata dalla frase, che può seguire musicalmente quello che fa il poeta in maniera molto più libera. Poi dopo il madrigale, a parte la riforma del metastasio, che però vivrà la vita, il tempo del metastasio, la musica prende, almeno nei generi più conosciuti, per esempio nell'opera lirica, prende il comando, la barra del comando. Quello che mi domandavo io, esiste una contemporaneità del madrigale? Cioè, tutte queste esperienze di quella che noi oggi chiamiamo la spoken music, che è qualcosa di diverso da un cantante, penso a Linton Kwesi Johnson, a Gil Scott Heron, esiste paradossalmente una contemporaneità del madrigale, nel senso una contemporaneità di questa capacità di fondere verso e musica, però con l'elasticità di un adattamento anche al metro poetico e non solamente al ritmo, alla melodia, all'armonia musicale? Secondo me sì, e io in questo senso ripeterei quello che ho detto poco fa rispondendo alla domanda precedente. Bisogna però distinguere fra due tipi di fondamentali di madrigale. C'è un madrigale polifonico che è un po' che ha messo in difficoltà gli umanisti e i letterati, perché a un certo punto il linguaggio musicale della polifonia, che era soprattutto ancora una volta d'Oltralpe, francesi, fiamminghi, uno dei primi grandi madrigalisti, Philippe Verdelot, è francese, no? Poi ci sono tutta una schiera di grandissimi polifonisti. Sembravano due linguaggi incompatibili, quello della poesia petrarchesca, no? Rilanciata da Bembo all'inizio del Cinquecento, e questa raffinatissima polifonia messa a punto da questi grandissimi musicisti, per di più stranieri, no? I quali non, all'inizio almeno, nella cosiddetta prima pratica, no? Non si preoccupavano molto di rendere la poesia intelligibile, tantomeno il metro. Questa è una cosa a cui si è arrivato piano piano, cioè il miracolo del madrigale, che poi è diventato anche monofonico, monodico, monodia accompagnata, Monteverdi, no? Il miracolo è che c'è stato l'avvicinamento di due linguaggi che erano diventati molto complessi tutti e due, molto sofisticati, si sono in qualche modo messi d'accordo con qualche trauma, con qualche litigio, e piano piano è venuto fuori questo miracolo che io posso paragonare,
solo al Lied tedesco, non ovviamente nella forma o nel linguaggio specifico musicale, ma proprio in quello che dicevi tu, cioè nella fusione armonica di due linguaggi complessi in un'unica, io la chiamo terza dimensione poetico-musicale, che nella quale non vi è un linguaggio che si sacrifica per l'altro. Entrambi mettono a disposizione tutta la loro ricchezza per formare qualcosa di estremamente sofisticato. Oggi non so dire se possiamo parlare nell'ambito della canzone d'autore di qualcosa del genere, perché nella Madrigale e nel Lied avevamo a che fare con musicisti e poeti specializzati nelle rispettive discipline. Cioè erano dei grandissimi artisti, cioè Goethe messo in musica da Schubert, capito? Tasso messo in musica da Monteverdi, cioè abbiamo a che fare con dei mostri nelle rispettive cose. Ora, voglio dire, se io ritengo appunto i nomi che ho fatto prima, Chico Buarque, Leonard Cohen, Bob Dylan, voglio dire, Brassens, sono esperti di un altro tipo di arte poetico-musicale, che non si basa su due specialismi, ma si basa sulla fusione in un'unica persona di queste due competenze. E quello che viene fuori è qualcosa di diverso, inevitabilmente, però ha un suo valore altissimo. Naturalmente quello che manca è un ritorno alla collaborazione fra specialisti. Io in realtà qualche esempio ce l'avrei in mente di questa, però non lo faccio. Perché... Prima che tu dica quello che non devi, è che... l'esempio ce l'ho anche io, vado veloce perché siamo ormai verso la fine, sì. Ed è un esempio che credo qualcosa argomenti, a mio parere uno dei momenti più belli di De André, più profondi di De André, la collaborazione con Lucorini in album come Storia di un impiegato, e lì siamo di fronte davvero a due competenze che si incontrano, i testi sono sostanzialmente di Luperini e hanno un valore letterario, diciamo, una complessità piuttosto rilevante. Finiamo un attimo a questo punto questo discorso, prima velocemente, prima della domanda finale dalle famose 100 pistole, $1 milione. Ed è in Italia alla fine si va a finire sempre su questo strano discorso sui cantautori sono dei poeti, che io insisto di come domandare, ma gli ingegneri sono dei fisici, oppure gli idraulici sono degli elettricisti, vabbè. Quello che io vedo in giro per il mondo, seguendo per lavoro poi quello che accade, le polemiche, è che in realtà se ne discute anche altrove, come per esempio per tornare a Chico al Brasile, quando si discute della polemica che nasce, anche costruita, no? Intorno al rapporto tra Chico e Caetano, Chico in qualche misura più disponibile al rapporto col potere e Caetano invece puro avanguardista, si schierano fior di poeti brasiliani, da Augusto de Campos a tanti altri, e non si discute affatto di che tipo di artista sia Chico. Si lascia che lo scelga Chico e Caetano di dire quello che vuole. Si discute dell'arte in sé, e a partire da quella discussione si mette in discussione un'idea del bello, un'idea della funzione dell'arte. In Italia perché, nonostante tante parole spese, anche quelle di De André, che voleva essere un ponte, continua a esserci questa confusione, proprio in due parole, perché ogni volta che parliamo di musica e poesia dobbiamo andare a finire a parlare dei cantautori. Ripeto, è anche una questione di background storico, di tradizioni. In luoghi come la Francia e il Brasile c'è sempre stato un dialogo, non ci sono state queste separazioni. Il discorso di prima. Lì parliamo di anni 60-70, la cosa che hai menzionato di Chico, Caetano, tropicalismo, i fratelli del Campos, eccetera. Ma lì persone come Augusto e Haroldo de Campos hanno
oltre a essere insomma i poeti del concretismo che tu frequenti da sempre e da cui tutti noi abbiamo imparato, erano delle persone che hanno fra i primissimi a capire che la poesia alta a un certo punto tra gli anni 50 e 60 andava cercato nel long playing più che nei libri. Cioè, dopodiché poi hanno espresso i loro giudizi di valore su Caetano, su Cicco, non capendo alcune cose rivoluzionarie di Cicco, e poi infatti si sono ricreduti. Però lì in Brasile è un caso che a me piace molto, perché lì l'identità brasiliana, proprio culturale brasiliana, è fondata sulla commistione e sul dialogo. C'è sempre stato il dialogo tra cosiddetta tradizione colta e tradizione popolare. Gli arrangiatori delle canzoni tropicaliste di Caetano erano compositori d'avanguardia, che avevano, Jobim aveva studiato con Kohl Reuter, che era il grande, diciamo, divulgatore tedesco, divulgatore della dodecafonia in Brasile. Cioè, non ci sono mai state queste separazioni. Io non posso continuare a rispondere a questa domanda, perché se continuo non finisco più. È un discorso molto lungo e complesso, soprattutto se dobbiamo parlare della situazione in Italia. No, no, dobbiamo arrivare alla domanda da 100.000 pistole, se non passando per un omaggio ad un amico da un altro nome che voglio almeno citare, restando in Sud America, un po' la storia del tango e di quel grande maestro che è stato Orazio Ferrer, che ci ha lasciato da poco, che è un altro degli amici che mi mancano. Domanda da 1 milione di dollari, da 100 pistole. In realtà, se noi guardiamo un manoscritto trobadorico, quindi antecedente al periodo della stampa, noi vediamo delle cose che non hanno niente a che vedere con i versi tipografici. Una delle tesi del piano pilota per la poesia completa, piano pilota per la poesia concreta di Haroldo Augusto De Campos e Decio Pignatari, diceva che era terminata l'epoca del verso. Il verso è inteso come forma strettamente tipografica, è qualcosa che appartiene alla poesia su carta, che non appartiene alla poesia orale, che però per altro verso è indubbiamente la poesia originaria, così come essa è nata. Tu come giudicheresti un'affermazione che dicesse che il verso non è comunque, almeno il verso tipografico, sinonimo di poesia, nel senso almeno che, per carità, dovunque c'è verso c'è poesia, ma non è detto che dovunque ci sia poesia sia necessario anche il verso. Per esempio, nel caso della poesia orale, i versi diventano spesso ipermetri perché le scansioni sono tutte interne, sono relative a problemi esecutivi ritmici, a volte addirittura armonici o melodici. Ma guarda, per me il verso accomuna tutte le forme di poesia sul piano percettivo. Cioè, il poeta è un artista della parola che sa che la parola ha bisogno del suo spazio per risaltare anche in tutte le sue sonorità, no? Io sempre continuo a vedere il poeta come un orchestratore. Per cui deve segmentare il proprio testo, deve dargli respiro. Non importa se sulla pagina o non sulla pagina, a me interessa proprio il fatto che la parola ha bisogno di spazio, e quindi inevitabilmente, rispetto ad altre forme di arte verbale, si organizza in entità che al momento della performance noi possiamo chiamare versi o possiamo chiamare come ci pare, però senza quello, secondo me, senza quel respiro, senza quei riflettori posti su quella parola o quella combinazione di parole, la poesia diventa difficilmente distinguibile da altre forme. Io, scusami se adesso a questo punto cito una tua composizione, perché mi ci sono confrontato direttamente e ho imparato moltissimo analizzandolo, no? Il lai del ragionare lento,
Lei del ragionare lento ha una sua veste grafica, no? Sul sito o sul CD Fast Blood legge il testo che, anche per esigenze grafiche, ordinato in un certo modo. Poi tu lo leggi, poi tu lo esegui in un certo modo. E quindi io ho riprovato a ritrascriverlo. Anche aiutato dalla musica di quel gran genio che è Frank Nemola, tu hai trovato un modo di versificare, a mio modo, un modo di versificare che è anche molto musicale. Io non saprò mai come, adesso qui il discorso si sposta proprio sul mondo del spoken word, spoken music, che io, diciamo, nei miei tentativi di teorizzazione non riesco a etichettare, non riesco a collocare in uno schema, è un po' fuori dagli schemi. Lì non c'è una parola cantata come c'era al tempo dei trovatori, c'è una parola detta insieme alla musica e c'è un continuo, non sono due flussi che scorrono paralleli perché diciamo, si aiutano a vicenda nell'espressione. Tu prendi anche il ritmo della musica, la musica in qualche modo trova le sue cadenze anche in base a quello che tu stai dicendo, in base alla tua. E quindi quello è interessantissimo quello che succede. Tanto più che abbiamo appunto un poeta ed un musicista che si uniscono. Bene, 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 ti interrompo anche perché stai parlando troppo di me, ma soprattutto perché mi è venuta un'idea per trovare un accordo su questa questione su cui discutiamo da tempo e che probabilmente da quello che dici tu, e anche questo sarà bello provare a rifletterci per iscritto, il verso in fondo non è altro che la forma visiva di un respiro, e questo credo Eccoci. ci metta tutti d'accordo. Io ringrazio Stefano Lavia per essere stato con noi. Grazie Stefano. Do Grazie a te, Lello, è sempre un piacere chiacchierare con te. appuntamento a quelli che vorranno continuare a seguire questo strano esperimento di approfondimento sulla poesia orale o neo orale, che dir si voglia, post orale, insomma, questa cosa qui che avviene in giro per il mondo ultimamente, tra un paio di mesi, quindi diciamo alla fine di gennaio, con un altro ospite importante e estremamente esperto, tanto quanto Stefano, che è la poeta e attrice e performer Rosaria Lorusso, che è uno dei nomi più importanti e che da più tempo pratica questo nuovo modo di fare poesia al di fuori dei libri. Vi do appuntamento sul Fatto Quotidiano per le mie, spero, utili riflessioni. Grazie ancora a nuovargomenti.net che ci ospita e alla cortesia di Maria Borio. Buona poesia a tutti.